Mister Osio, una vittoria attesa dal 24 novembre scorso a Romeo Neri finalmente è arrivata, è stato rotto questo tabù Romeo Neri. Sì, abbiamo rotto il tabù, mi avevano rotto anche un pochino le scatole i miei giocatori e tutto il sistema. È una vittoria voluta con grande determinazione, con grande volontà, con grande spirito di sacrificio, con l'atteggiamento giusto. Dovevamo per tutti, per noi stessi, per l'ambiente, trovare una prestazione del genere con una vittoria. Sono molto soddisfatto oggi, sì, sono soddisfatto e un pochino arrabbiato se penso a quello che abbiamo fatto negli ultimi mesi, però abbiamo ancora tempo necessario per poter raggiungere questo obiettivo. Oggi dal primo minuto sono tornati Baldassi, Nicastro e Falli, il trio delle meraviglie, e in effetti si è visto, questo rende quanto siano mancati questi due giocatori, anche se poi hai segnato il terzo, Baldassi, Nicastro e questo Rimini. Sì, sai, il rientro di Baldassi coincide fortunatamente anche con la vittoria, è un ragazzo speciale perché fa gruppo, fa spogliatoio ed è un giocatore importantissimo. Se il merito è suo non lo so, il merito di tutti quanti che ci abbiamo creduto e i ragazzi che ci hanno creduto. Falla ha fatto una prestazione, non dico esaltante perché visto che le può fare, mi dispiace perché non l'abbia fatta anche prima. Nicastro naturalmente soffre un pochino la mancanza di gol, ma ha giocato una buonissima gara. Radoi è entrato col piglio giusto, ha questo atteggiamento che sembra un pochino, però ha messo due palle strepitose, ha creato scompiglio e devo dire che tutti sono stati bravi veramente. Ha fatto bene a farla la settimana, insomma, in tribuna alla fine. Ma ha fatto bene, ve l'ho detto, secondo me ogni tanto qualcuno bisogna che si guarda allo specchio e si dica cosa va e cosa non va. Non è mai, finora è sempre colpa di qualcuno, l'atteggiamento è il mio compagno, è l'erba, è la traversa, e invece ogni tanto bisogna guardarsi allo specchio e dirsi ho fatto tutto. Ho fatto il necessario per il gruppo, per la squadra e per me stesso. E Ahmet è un giocatore, l'abbiamo visto, importantissimo, delle volte si rilassa forse un po' troppo, va bastonato, ma come tutti. Poi dopo è normale che gli altri di conseguenza vengono dietro. Trascinatore Baldassi, trascinatore Fall, Nicastro, Marco Brighi, grande partita di sofferenza, Nigro sempre meglio, già da domenica scorsa, oggi non penso abbia fatto 15, 16, 20 chilometri, ha corso come un dannato, si sono dannati l'anima, è una gran vittoria meritata, da qui dobbiamo ripartire sicuramente. Che cosa hai pensato in questi tre momenti? Il palo interno di Fall, con quel pallone che non è voluto proprio entrare, lo 0-0 alla fine del primo tempo, dopo un primo tempo giocato così, e il secondo della ripresa con Sekas che praticamente fredda il Romeo Neri. Ho imparato a pensare in positivo, perché basta la sfortuna o la fortuna. Pensare positivo porta a un atteggiamento, come ha fatto la squadra, di reazione su quel gol. Il secondo tiro in porta, il primo su azione nel primo tempo e il secondo su punizione, il palo, le mischie, così, l'atteggiamento giusto è quello che dobbiamo riproporre. Se siamo positivi creiamo ancora occasioni, creiamo ancora vittorie, questo è fuori dubbio. È un Rimini che si è finalmente ritrovato? Siamo secondo me sulla strada giusta, vista anche la prestazione del Porto Tolle, come dicevo, che mi era piaciuta per anche lì la volontà di non perderla, e anche se abbiamo creato poco domenica scorsa c'era anche lì un atteggiamento propositivo, la voglia di recuperare. Ho visto la squadra in crescendo, mi ha dato grande carica anche a me, e con quella prestazione di oggi ci deve portare sicuramente a pensare ancora più positivo per le ultime tre gare che sono rimaste. 90 minuti più recupero di sostegno da parte dei tifosi. Alla grande, sono stati come sempre, d'altronde fuori dubbio che quando tu non proponi queste prestazioni c'è un po' di rammarico, c'è un po' di critica e di polemica, come è giusto che sia, perché la squadra
ci ha dimostrato durante l'arco del campionato di saper giocare e di saper soffrire. Negli ultimi mesi forse è mancato qualcosa, oggi c'è stato un sostegno da parte di tutti, anche dalla tribuna, dalla parte opposta della tribuna, un grande coinvolgimento, la squadra penso che abbia rispettato e rispecchiato anche il pubblico, che ci ha veramente voluto portare alla vittoria e siamo contenti di avergliela data. Come hai visto l'episodio di Nemo Viola? Il fallo su Baldazzi, data simulazione, e quello reclamato da Docente, che avrebbe chiuso probabilmente la partita perché dopo è arrivata l'espulsione per proteste di Evangelisti, e lì c'è stata un po' la svolta. Sì, intanto il calcio di rigore va segnato prima di tutto. E negli episodi posso dire che non li ho rivisti, quindi non sono così certo del rigore su Baldazzi, non sono così certo sul rigore di Docente. E mi sembra che la prestazione, se andiamo a vedere sempre gli episodi, molte volte siamo stati, come voglio dire, e non è una parola che mi piace, sfortunati. Oggi la squadra ha voluto la vittoria, ha dimostrato di saper giocare con volontà e con grinta e cercare la vittoria contro un buonissimo Forlì, e l'abbiamo dimostrato anche con altre squadre. Questo secondo me è quello che deve rimanere. Gli episodi c'è un arbitro, decide, quindi non sta a me. Mister, allora un commento a questa sconfitta maturata a Romeo Neri di Rimini. Come dicevo ai suoi colleghi, il Rimini nel primo tempo ha fatto una buona gara e ci ha messo in difficoltà. Nella seconda parte invece il Forlì era riuscito a prendere il sopravvento, eravamo passati in vantaggio, avevamo creato i presupposti per il raddoppio. Poi sull'episodio della mancata concessione del calcio di rigore a Docente, da una situazione dove potevamo tra virgolette chiudere e congelare la partita, ci siamo trovati con un uomo in meno. Il Rimini ha ritrovato vigore, anche sull'episodio del primo gol c'è stata qualche ingenuità, perché il nostro portiere Tonti, che aveva subito era infortunato, ha buttato fuori il pallone anziché in laterale in calcio d'angolo, e da quel calcio d'angolo è scaturito il gol del pareggio. Diciamo che sicuramente il ragazzo ha peccato d'esperienza, però in quel momento lì effettivamente stava male. Però questi episodi hanno condizionato tutta la partita, insomma, ecco. Possiamo dire che il momento della svolta è stato il mancato raddoppio di Docente, che è finito giù in area, poi le proteste hanno portato all'espulsione di Evangelisti. Le chiedo un commento anche sul rosso di Evangelisti. Ma assolutamente sì, quell'episodio è stato determinante. Io sul cartellino rosso ho parlato sia con l'arbitro che col ragazzo, due versioni diverse. Francamente credo al mio ragazzo, perché credo anche che in certi momenti le proteste, pur se sono anche vibranti, devono essere anche un pochettino comprese, fermo restando che non credo che il ragazzo abbia mancato di rispetto all'arbitro. Ecco. Come ha visto quell'episodio? Secondo lei era rigore o un errore di Docente? Da dove ero io, dalla panchina, mi sembrava fosse rigore netto, perché il ragazzo era davanti e non c'era nessun motivo perché potesse cadere in aria. Però questa è la mia opinione a caldo, dopo voi avrete modo di rivedere sicuramente le immagini e riuscire a capire con quello che è successo con molta più calma e serenità. Nel primo tempo il Rimini vi ha messo in seria difficoltà. È vero, nel primo tempo il Rimini ha fatto una buona partita, noi abbiamo sofferto, però la squadra anche in quel frangente lì secondo me aveva dato la dimostrazione di riuscire a rimanere compatta, sapere anche soffrire tutti insieme in quei momenti, e poi nella ripresa, come dicevo, le cose erano già nettamente cambiate. Ecco, credo che l'episodio sia stato veramente determinante. Vedendo anche i risultati degli altri campi, con il Mantova che ha perso con il Cuneo proprio negli ultimi minuti, nei minuti di recupero, la Torres che ha subito una battuta d'arresto, il Forlì guarda verso le prime otto, oppure a questo punto insomma deve cercare di stare attento a preservare il miglior posizionamento possibile in vista degli spareggi? Ma io credo che ancora valga il discorso di cercare di concentrarsi al massimo sul prossimo impegno senza stare a fare tanti calcoli, perché il campionato ancora è sempre stato ricco di sorprese, quindi cerchiamo di concentrarci bene, di prepararci bene la partita di domenica. Per il resto insomma
ci sarà tempo di fare i conti. Ecco. A me è la più bella risposta a tutti. Guarda i miei occhi, credo che i miei occhi parlano, però prendiamo tutto positivo, riprendiamo quello che avevamo perso nei mesi scorsi e andiamo in avanti così. Nel primo tempo un palo incredibile, non so, credo 99 volte su 100 quel pallone si sarebbe infilato in fondo al sacco e invece è riuscito. Infatti, finito il primo tempo, mi ha detto, come si chiama il nostro terzino? Tommy mi ha detto che mi portava in chiesa. Già, io sono musulmano, però perché l'avevamo visto tutti dentro, quindi siamo stati sfortunati. Sono stato sfortunato a non fare gol, però non abbiamo abbassato la testa. Abbiamo continuato a lottare, a fare quello che sappiamo fare, giocare pallone. Siamo riusciti a vincere questa partita. Nella ripresa direi che ti sei rifatto con gli interessi con questa doppietta al Forlì. Sì, è quello che devo fare, quello che secondo me è anche poco. Io come giocatore, se ho l'aiuto dei miei compagni, del tifoso, posso anche dar di più. Quindi quello è poco secondo me, secondo le mie potenzialità. E spero di rifare così già da domenica, di rivincere là a Cuneo, è quello che vogliamo. Insomma. Ci racconti due gol e anche se c'è una dedica per questa doppietta? Questi due gol, uno su rimpallo, Radoi me l'ha messo di testa e io ero lì, ero nel mezzo e l'ho tirato dentro. L'altro invece su cross di Tommy, Giovanni, io mi sono infilato, avevo voglia di far gol, l'ho fatto e via, è successo così, i due gol. Per la dedica, credo che questa vittoria la dobbiamo dedicare a tutto Rimini, tutta la città del Rimini, tutti i tifosi che hanno sofferto, ai miei compagni e a me stesso perché me lo merito. Quindi la dedico a Rimini Calcio, ai tifosi e a me stesso. Oggi è tornato il trio delle meraviglie che aveva fatto sognare il Rimini inizio stagione con Baldassi, Nicastro e te centrale, ed è tornato anche il successo. Molto importante, perché ne parlavamo già quando non c'erano loro, lo dicevamo che comunque con la mancanza di Nicastro e di Baldassi noi eravamo mezza squadra. Col ritorno di Baldassi già porta entusiasmo lui, con Nick qualità e tutto quanto, io che torno comunque come punto centrale dove ho fatto meglio, dove ho fatto bene, quindi si ritrova il Rimini che conosciamo, il Rimini che gioca a pallone, il Rimini che ha l'entusiasmo. In questo momento è più la gioia o la rabbia per quello che non è stato in questa stagione per il Rimini a livello di squadra? Tutte e due, perché comunque il Rimini non è stato quelle delle domeniche fa, quelle di questi tre mesi comunque che ha sofferto così tanto. Il Rimini è quella che domina le partite, è quella che fa le occasioni, è quella che fa i gol. Questi tre mesi ne abbiamo visti di tutto, però adesso guai, perché gli altri devono ritornare a aver paura di noi. All'andata determinante con il gol partita, al ritorno in un certo senso determinante perché è stata un po' la svolta la tua espulsione. Allora ci racconti un po' che cosa è accaduto innanzitutto. Niente, l'arbitro secondo me non ha dato rigore netto. Io nel tornare a centrocampo gli ho detto che a mio parere era rigore netto, che spero non si faccia condizionare, che non si sia fatto condizionare dal pubblico, ma ammonito. Tra l'altro io volevo stare anche attento a non prendere ammonizioni perché ero in diffida. E dopo che mi ha ammonito, io gli ho chiesto: ma ammonisci per questo? Perché ti dico che devi stare espulso. Quindi, non so, uno sta un anno a, insomma, fa di tutto per, in un'annata così importante, cercare di non sbagliare niente tutta la settimana, poi arrivi la domenica e succedono queste cose, ti fa scendere un po' la catena. Sommando le giornate, potrebbe essere stata l'ultima tua partita di questa regular season, perlomeno. Sì, poi uno pensa anche a quello, dice m'ha ammonito e poi m'ha espulso diretto, quindi m'ha ammonito, va a contare la diffida, più l'espulsione diretta, quindi non so neanche come funziona, se da capitano. Da capitano. Non so neanche cosa dirti, guarda. Cosa è successo oggi al Forlì? Perché nel primo tempo il Rimini vi ha messo sotto.
tutto, anche se non ha trovato il gol, eravate riusciti a portarvi in vantaggio e poi dopo avete subito la rimonta. È successo che il primo tempo hanno giocato meglio loro, giocavano in maniera aggressiva, noi secondo me stavamo in 5 dietro a marcare 3 punte, quindi perdevamo un uomo a centrocampo e non riuscivamo mai a essere aggressivi. Loro giocavano senza mai una nostra pressione, ci è andata bene il primo tempo, poi siamo passati in vantaggio con una gran gol di Max e poi l'arbitro ha cambiato la partita. Sulla mia espulsione è cambiato tutto. Adesso cosa succede per il Forlì? Si guarda avanti o indietro? O con un occhio da una parte e un occhio dall'altra? Adesso si guarda, che la cosa principale è non retrocedere diretti. Poi dopo davanti ci vorrebbe un miracolo. Insomma, adesso non so gli altri risultati, ma credo che a 3 partite dalla fine, se siamo a 4 punti dall'ottava, se non un po' tanti, anche perché poi sono vicini anche quelli dietro. Anche se Torres e Mantova hanno perso, il Vicenza invece ha vinto. Quindi siamo, non lo so, siamo a 4 punti dall'ottava, non lo so, non ho guardato. Comunque si sono avvicinati anche dietro, quindi bisogna che stiamo attenti a non farci superare da quelle dietro. Pierluigi, dopo 4 mesi, finalmente il ritorno in campo dal primo minuto, allora raccontaci un po' la tua emozione innanzitutto nell'entrare in campo. Un'emozione molto forte, aspettavo questo mese, questo momento da tanto, 4 mesi. E ringrazio il pubblico perché mi ha accolto molto bene, con applausi. Sentivo molta responsabilità, e un po' di tensione ce l'avevo ovviamente, e anche per la gamba, perché non sapevo se, come sarei andato. Ecco. Magari il dolore andava e veniva, però fisicamente non sapevo quanto potevo reggere. Alla fine sono riuscito a fare un tempo di buon livello, secondo me, e un'emozione veramente forte. Insomma, era ora finalmente, si è riformato quell'attacco delle meraviglie, ammirato diciamo, la parte iniziale della stagione, poi bloccato dagli infortuni dall'infortunio tuo e da quello di Nicastro. Sì, andavamo bene allora, c'è stato questa sfortuna, insomma, contemporaneamente io e Nicastro, però non voglio più pensare ad allora, adesso bisogna guardare avanti. Oggi mi sono divertito, devo dire la verità, è da un po' che mi mancava il campo, quindi giocare a calcio è sempre bello. Poi dopo, secondo me, anche nel primo tempo abbiamo fatto un'ottima partita, aggressivi, abbiamo creato tantissimo, non siamo riusciti a concretizzare, però se crei così tanto alla fine viene ripagato. Grandi applausi quando sei uscito dal campo all'11esimo della ripresa da parte del pubblico riminese. Sì, sì, devo ringraziare tutti, sia quando sono entrato che quando sono uscito ho sentito un grande affetto e questo non può che riempirmi di gioia, perché io in questi anni ho sempre dato tutto per questa maglia e continuerò a farlo. Ci voleva questa vittoria nel derby, sia per la classifica che per ridare un po' entusiasmo a una squadra che, insomma, rischiava di cadere seriamente in depressione. Ah, sicuramente, fortunatamente abbiamo pareggiato l'ultimo minuto col Porto Tolle, e quella è stata un po' la scintilla, secondo me. Ci siamo risentiti squadra, perché comunque sappiamo che momento stavamo passando. E oggi è stato un coronamento di un paio di settimane in cui ho visto i ragazzi veramente carichi e vogliosi di ottenere questo risultato. E oggi ce l'abbiamo fatta con mille difficoltà anche oggi, perché pali, occasioni, andando sotto, e quindi è stata un'ulteriore prova di carattere, secondo me. Ferini, allora un commento a questa sconfitta subita in rimonta dal Rimini? Ma commento, penso sia un po' di amarezza, tanta amarezza, perché penso che dove in un primo tempo, dove il Rimini secondo me ha fatto qualcosa sicuramente di meglio, e nella ripresa l'inerzia della partita era cambiata, è stato in vantaggio, avevamo secondo me anche sotto l'aspetto del palleggio, avevamo un po' la partita in pugno e abbiamo avuto la palla del capo, non l'abbiamo sfruttata, e il calcio, come sempre insegna, quando tu hai l'occasione non la sfrutti ti punisce. Poi abbiamo sofferto il ritorno del Rimini, che in 10 contro 11 ci credeva giustamente, penso, anche perché penso che era l'ultima spiaggia per loro, e abbiamo sofferto, abbiamo preso il secondo gol, c'è poco da aggiungere, penso, ecco. Che cosa ha sbagliato il Forlì? Ha sbagliato quell'unica occasione dove secondo me doveva fare il 2-0. Non so se era rigore o no, perché io su queste cose cerco sempre di tenermi largo, perché rigore o meno penso sia una cosa soggettiva dai punti di vista. Io dalla panchina
per me è il rigore, poi vedremo alla Moviola. Se così fosse, l'arbitro, è inevitabile che l'arbitro ha sancito il risultato della partita, perché poi da un rigore 2-0 rimanere in 10 Rimini, si è rimasti in 10 noi e lì la partita è cambiata. Le due espulsioni? Sinceramente non l'ho capite. Il nostro capitano ha detto di non aver detto nulla all'arbitro e chi c'era intorno, anche altri giocatori, ha detto che è stato così. Si vede che l'arbitro ha avuto un abbaglio. E della panchina stavano protestando tutti, secondo me è stata un'espulsione più per confusione che per altro. Ecco. Giovanni, oggi un gran bel Rimini che ha meritatamente vinto questo derby. Finalmente siamo arrivati alla vittoria. Credo che possiamo fare tanto e spero che comunque cominciamo da adesso a prendere spunto da questa partita, che comunque abbiamo avuto la forza di rialzare una partita e vincerla. A un attacco grandi firme come quello del Forlì avete concesso davvero poco, 3 tiri nel primo tempo a Napello, poi il gol di Secas su punizione è un'occasionissima per Docente, dove ci sono state le proteste per il rigore non dato. Ma credo che per il rigore anche a noi 2 rigori non sono stati dati, molto chiari. Ovviamente per un arbitro non è facile comunque dirigere una partita e siamo stati anche bravi a non rischiare molto dietro. Siamo stati cinici davanti e con questo abbiamo vinto la partita. È un Rimini che ha trovato la sua dimensione, la sua quadratura del cerchio? Ma credo più che altro abbiamo avuto il coraggio di giocare fino alla fine la partita. E come ripeto quello che ho detto prima, abbiamo avuto la voglia di vincere la partita e ci abbiamo creduto fino all'ultimo. C'è una dedica da parte della squadra per questa vittoria? La dedica, la persona che mi viene da pensare è il presidente che è qua, perché comunque è l'unica persona che ci sta sempre vicino e che fa enormi sacrifici per noi. E che oggi finalmente abbiamo visto sorridente. Gli abbiamo dedicato una vittoria, finalmente farà una domenica serena.